Allora qui hanno un bel fare quando lasciano l'autorizzazione e dicono ma io giuro davanti ai nipoti e a lei che farò solo questo combustibile che sono diciamo il sorgo di 35 km eccetera eccetera. Dopo quando viene fuori che il sorgo non basta o che costa troppo, cosa fanno? Chiudono, secondo voi, chiudono la centrale, neanche quelle con il carbone, con lo zolfo, no? Perché sono andati a fare i cortei presso il comune e hanno detto ma licenziate la gente, si perde l'economia, così. Ma qui non c'è neanche bisogno di fare i cortei, perché l'autorizzazione la lasciano sulla base del decreto legge 387 articolo 7. Quindi questo signore può cambiare il combustibile una volta che ha l'autorizzazione, quando diavolo vuole. E quindi, e fra le altre, la centrale, l'altra caldaia biomasse che vi hanno messo qui vicino, questa di Cereal Docks. I Cereal Docks sono un grossissimo importatore di biocarburante e così via. C'è una banchina dell'economia funzionale industriale, il porto industriale di Porto Marghera, e commercia con il Sud America, con l'Africa e così via, oli che sono olio di palma e tutte queste cose qui. Questo quindi è il grande business, non è il sorgo, è per mettere un po' di fumo nell'occhio, per fare un po' di paravento e per poi giocare su quello che davvero costa meno, costa poco, perché appunto non costa niente, perché distruggere le foreste amazzoniche e fare le coltivazioni di palma e rubarti anche le foreste agli indigeni costa meno di fare gli accordi. Quindi ecco, dato che siamo anche in una sede politica, questa non siamo solamente, no? Le fondazioni, credo che abbia fatto molto bene a fare questa cosa, dobbiamo avere presente anche un quadro generale, come si colloca nella questione, perché altrimenti dopo vengono fuori le crisi, no? Aiuto, siamo nella crisi internazionale o così via, o aiuto, c'è il caos climatico, i mutamenti climatici e così via, e non si sa mai chi le abbia fatte, come siano prodotte queste cose. Sono prodotte così, sono prodotte con tante di queste scelte sciagurate che portano alla distruzione delle foreste amazzoniche, che portano alla desertificazione, oppure quando ci lagniamo, no? che ci sono troppi immigrati che vengono da noi. Certo, perché vengono completamente desertificati e distrutti gli ambiti naturali su cui la gente poteva sopravvivere in povertà ma non in miseria decentemente, e che noi gli distruggiamo per appunto per fare queste piccole speculazioni. Quindi dobbiamo avere anche questa sensibilità, insomma, anche questa sensibilità, difendere la propria salute, ma anche difendere questo. E finisco davvero dicendo la cosa forse più importante, insomma, che era quella con cui Gianni incominciava prima, quando parlava dei bilanci energetici. Ma mi pare possibile che appunto voi vi propongono 3-4, non so, centrali. A Rovigo l'altro giorno, a Porto Viro l'altro giorno hanno dato via libera ad una grande centrale sempre a biomassa a Porto Viro. Anche lì dovrebbero mettersi d'accordo, perché parlano tutti di stessi combustibili, questi ibridi di sorgo, solo che lì per fare 12,5 megawatt dicono che hanno bisogno di 3.500 ettari, quindi che si mettano d'accordo, insomma, non credo che qui nasca, dalle parti vostre, nasca un sorgo più, diciamo, più grande, di quello più potente di quello che nasce a Rovigo. Ma a parte queste barzellette, insomma, questi piccoli trucchi, intanto loro per primi sanno che poco sorgo bruceranno. Ma vi pare possibile che succeda questo, che succeda che nel parco del Delta del Po si vada in deroga ad una legge regionale che stabilisce che nei parchi non possono essere bruciati carbone, almeno questo, non si capisce cosa. Bene, in deroga, prima si fa la legge sul parco con questo, poi arriva uno che dice voglio il carbone, si butta via quello e si va come qui, no? Prima si dice che l'agricoltura va mantenuta, poi arriva uno che dice guarda, ho un terreno lì dove voglio fare una centrale, benissimo, fa la centrale. Ma che si facciano tutte queste scelte senza un piano regionale energetico,
Ma cioè, senza sapere quanta energia abbiamo bisogno, per cosa, per chi, senza un minimo di programmazione. Cioè, il primo che arriva qui apre una centrale, chiede l'autorizzazione a una centrale e si mette a vendere per chi? Per noi, per esportarla, per quelli della Lombardia, per chi? Cioè, ci dovranno dire queste cose, oppure è ognuno libero mercato, liberismo. Abbiamo visto appunto libero mercato, liberismo nelle banche, cosa ci ha portato? Avere un bancomat ogni condominio e avere la più grande crisi finanziaria del mondo. Lasciamo appunto che i produttori energetici facciano appunto i cowboy, facciano il libero mercato come hanno fatto le banche con le cose, il risultato sarà quello di bolle speculative, bolle finanziarie, crisi sempre più grandi, oltre agli inquinamenti. Guardate, io, Hermes lo sa, insomma, quando ero in Comune di Venezia abbiamo fatto un piano energetico comunale, una prova del piano energetico comunale, per vedere appunto la bolletta della comunità comunale, no? La bolletta della comunità comunale, quanto si spende di energia per la luce, per il gas, per le auto, così magari vedere il fabbisogno e per tentare di far combaciare il fabbisogno, anche perché appunto bisogna fare delle cose abbastanza su misura. È inutile mettere una centrale nucleare se poi ho bisogno di un'energia solo di giorno, no? Cioè bisogna fare l'offerta, commisurarla sulla domanda. Abbiamo fatto queste scoperte, ma credo che ogni comune che faccia questi esercizi ne faccia una scoperta. Abbiamo scoperto che un impianto chimico di Porto Marghera consumava la metà dell'energia elettrica di tutto il polo industriale di Porto Marghera, ed erano le cose catalitiche della chimica a mercurio, che bisognava chiudere per un'altra ragione. Abbiamo scoperto che metà del consumo di metano di tutto il comune di Venezia, il consumo di metano di tutto il comune di Venezia, cioè civile, industriale e così via, sono sulle fornaci del vetro di Murano. Con un intervento che si chiama ossicombustione, cioè mettendo un po' di ossigeno su queste cose qui, si dimezzava questo. Cioè, con due interventi, noi non solo saremmo entrati dentro le misure del protocollo di Kyoto, ma l'avremmo superata e saremmo diventati più verdi della California. Allora è inutile, quando si dice risparmio energetico, certo si dice chiudere le lampadine e tutte queste belle cose qui, e che è giusto, le allunga, come si chiama, inflorescenza, eccetera, eccetera, cambiare le lampadine e tutte queste cose qui, ma si dice anche un lavoro serio, un lavoro industriale che va fatto, che la regione non fa, perché non c'è un'agenzia per l'energia in tutta la regione, perché non c'è un ESCO, che sono queste società che appunto guadagnano sul risparmio. La più grande fonte energetica che c'è nel mondo è il risparmio energetico. E non dico muoversi di meno, no, è sprecare, eliminare gli sprechi, non limitare, non rinunciare a qualcosa, limitare tecnologicamente gli sprechi. Questo significa piano energetico. Allora la regione non fa il piano energetico, ma ci riempie di centraline e di così via. Quando appunto la gente, il comitato, la gente chiede voglio fare il risparmio energetico, voglio fare queste cose qui, non le si fa. Arriva lì un signore e dice ho un tocco di terra, ho comprato un pezzo di terra e ho un amico, chissà chi sono questi di Treviso, li avete visti, li avete trovati, chi sono questi? Perché fare cattaglie, insomma, non è, cioè non stiamo parlando di green economy, cioè non stiamo parlando di riconversione degli apparati, non stiamo parlando delle cose di cui sta parlando Obama, cioè di queste cose qui, stiamo parlando probabilmente di piccoli approfittatori e un po' banditi che vogliono inquinare a sbaffo in giro per il Veneto.